Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati. Do il benvenuto a un nuovo amico che ho scoperto che è un nostro fan che segue l'Orizzonte degli Eventi e oggi è qui in veste di autore, Francesco Erario. Buonasera Francesco, benvenuto. Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Ecco, Francesco Erario è l'autore di questo libro che vi farò vedere meglio in sovraimpressione. Il titolo è Woke, la nascita di una nuova ideologia, Idrovolante Edizioni. Eccolo qua, un libro molto bello che è ricchissimo anche di citazioni che fanno capire proprio il senso di questa rivoluzione. E noi che ci siamo occupati tanto su questo canale di rivoluzione culturale, direi che qui siamo in presenza dell'ultima manifestazione di questa rivoluzione culturale che ha delle connotazioni quasi terminali e quindi ho piacere di parlarne con Francesco Erario proprio perché sono sicura che qui possiamo dare un'ulteriore spiegazione di come nasce e qual è lo scopo soprattutto di questa rivoluzione. Allora, come faccio sempre quando presento un libro, chiedo all'autore come nasce, come è nato questo libro, da quale ispirazione, da quali studi. Sì, allora, se permette, volevo innanzitutto ringraziarla per l'opportunità, volevo ringraziare anche gli spettatori, diciamo, di questa puntata e volevo dire sì, che sono per prima cosa un grande fan dell'Orizzonte degli Eventi, non mi perdo una puntata, è fantastico, ma credo che insomma chi guarderà la puntata condividerà il mio giudizio sul canale che fa un lavoro veramente incredibile in termini di qualità, di quantità, di costanza anche, veramente molto importante. Spero insomma di poter minimamente nel mio piccolo essere un pochino all'altezza perché comunque chi ha gli ospiti di questo canale sono sempre di altissimo livello, insomma, entro in punta di piedi, ecco. Detto questo, sì, l'idea è nata per due motivi, principalmente perché, diciamo, a un certo punto della mia vita, lo posso dire, sentivo il bisogno di fare qualcosa, perché comunque intorno a noi i cambiamenti, il mondo veramente sembra prendere una direzione per certi versi inspiegabile. Poi però io ho avuto la fortuna nel corso dei miei studi universitari, all'epoca della triennale io facevo comunicazione, si chiamava proprio scienze della comunicazione, e c'erano diverse teorie in ambito di comunicazione che lì per lì, insomma, nei primi metà degli anni 2000, le prendevo come semplice didattica da fare per portarle all'esame, per superarle. Poi passano gli anni e inizio a vedere una certa coerenza, no, con quello che le teorie che studiavo, che ho studiato all'università, gli esperimenti, le tesi, ma anche le aspettative, no, che venivano fuori da un'eventuale applicazione nella prassi, nella quotidianità di quelle teorie. Io me le vedevo intorno, mi sembravano tanti déjà vu uno dietro l'altro, e ho iniziato a riscoprire un po' di vecchi manuali. E insomma, ho trovato poi un filo conduttore che arriva, la prima cosa che mi viene in mente è a non saper più rispondere alla domanda cos'è una donna, per esempio, no? È un discorso che parte molto da lontano e quindi questo è il motivo, ecco, per cui ho scritto il libro. Qui il titolo parla di una nuova ideologia, quindi un'ideologia è qualcosa di strutturato, è qualcosa che ha degli ideologi, che ha dei testi di riferimento. Qui si parla di una rivoluzione che invece di aggiungere dei contenuti cerca di toglierli, perché la cancel culture si chiama cultura della cancellazione, che è il contrario esatto di quello che dovrebbe essere il progressismo. Il progressismo dovrebbe aggiungere delle idee. Qui invece si va a voler cancellare quello che c'era prima. Quindi Sì, esattamente così. Ha detto benissimo, dovrebbe, ma in realtà è una cosa che poi viene fuori alla fine di questo percorso, ma che sicuramente poi nella vita di ciascuno, no? Soprattutto degli spettatori dell'Orizzonte degli Eventi, immagino, una cosa che è intuibile, cioè non è tanto dover aggiungere cultura, contenuti, ma dover far
portare avanti soltanto quelli che sono funzionali alle logiche di potere. E basta, cioè, quindi il potere cosa chiede oggi? Che vada avanti una determinata, un determinato punto di vista su una materia, il resto va cancellato, va in sostanza va archiviato, va nascosto, ma va dimenticato, direi proprio, cioè vanno proprio, bisogna che le nuove generazioni non entrino mai in contatto con determinate cose. Nonostante tutto ciò sia ammantato da una logica invece di opposizione e di lotta al potere, ma in realtà è soltanto semplicemente funzionale al mantenimento del potere di chi oggi lo detiene. Sì, perché si basa sulla innegabile esistenza nel passato di fenomeni di grande discriminazione, di razzismo, di segregazione. Però è anche vero che sono tutti fenomeni che poi sono stati cancellati proprio da quella civiltà occidentale che ha fatto del superamento di questi abomini del passato un vanto. Non è che altre culture abbiano abbandonato lo schiavismo, continuano a praticarlo. Noi siamo gli unici che hanno abolito la schiavitù, però siamo quelli che dobbiamo sparire. Qual è il senso di questa contraddizione? Sul discorso sulle contraddizioni è molto importante ed è una parte appunto che spero che il libro riesca a chiarire al lettore, è che molto spesso ciò che sembra una contraddizione per, diciamo, una persona normale che si trova di fronte a certi argomenti o qualcosa che non starebbe né in cielo né in terra, insomma qualcosa che non necessiterebbe nemmeno di una spiegazione perché va contro la logica, beh, parte proprio un aspetto tipico della tecnica del walk, diciamo dell'attivista walk, quella di questionare, di querizzare, come si suol dire, cioè di mettere in discussione qualsiasi concetto, qualsiasi struttura logica, anche qualsiasi dato di fatto, cioè non importa se una cosa sia vera, sia falsa, sia illogica, non importa. Se deve essere messa in discussione, va messa in discussione, va questionata, va combattuta e va cancellata. Nel caso della schiavitù non fa niente che magari è una cosa che nel libro è appena accennata. Per esempio, all'interno proprio del continente africano, ben prima dell'arrivo degli europei, la schiavitù era qualcosa di... come devo dire, molto molto comune, c'è anche enormi studi a cui non faccio riferimento nel libro, però esistono e sono noti, della tratta arabo-musulmana della schiavitù, ben più grande molto probabilmente di quella atlantica, non vuol dire che quella atlantica non sia deprecabile, non c'è, certo, un'enorme macchia. Lo stesso modo bisogna pensare ad esempio a quello che avveniva con l'impero ottomano nel Mediterraneo e tutti gli schiavi europei bianchi, qualche milione se vogliamo, io poi sono di origine pugliese, quindi è pieno di torri costiere di avvistamento delle navi saracene che facevano razzie di schiavi, ma non importa. La famosa cattedrale di Otranto. Di Otranto, con i martiri di Otranto, ma queste cose non fa niente, non è importante, non sono argomenti, non conta la realtà, ecco, una cosa importante, non conta la realtà, conta quello che deve contare. Anche le contraddizioni. Ecco, questa rivoluzione, chiamiamola rivoluzione woke perché è la sua giusta definizione, questa rivoluzione ha dei padri fondatori, ha degli ispiratori precisi o è semplicemente il coagulo di tante tendenze che poi alla fine sono sfociate in questo corpus di negazione completa del passato per favorire una rivoluzione e un futuro che poi non si sa dove poi in pratica potrà portare, se non alla dissoluzione? Allora, parto dalla fine. L'obiettivo è la dissoluzione, è chiaro. Cioè e vediamo anche, magari vedremo poi perché. Invece, per rispondere alla domanda, un po' l'uno e un po' l'altro, cioè sia un qualcosa che si è andato costruendo un po' casualmente a partire dagli anni, fine anni 60, primi anni 70, fino al giorno d'oggi, tanto da oggi da essere la vera narrazione dominante,
Però in realtà anche dei pensatori che hanno avuto un ruolo fondamentale che possono essere individuati sicuramente nei postmodernisti francesi, diciamo, degli anni del 68, e lo stesso vale per la scuola di Francoforte di qualche anno, di qualche decennio prima, diciamo degli anni 20, anni 30, all'inizio del Novecento, e possiamo dire anche di un italiano in particolare molto molto noto, un intellettuale notissimo per certi versi, sicuramente anche punto di riferimento a prescindere, no, nel pensiero, ma in particolare per l'ideologia woke, che è Gramsci anche. Quindi ci sono sia i postmodernisti francesi, la scuola di Francoforte tedesca, e poi Gramsci lo ritroviamo dappertutto, citatissimo, punto di riferimento sempre, molto più che in Italia, molto più che in Italia. Perché poi, giusto per dire, questa è una qualcosa che viene dal mondo anglosassone, una cosa poi che emerge chiaramente nel libro, poi da come andando un po' nell'analisi anche storica, è una cosa che viene fuori dal mondo anglosassone, quindi Gran Bretagna e Stati Uniti principalmente, poi arriva in Europa un po' tardi, anni, diciamo anni 90, anni 2000, ma in realtà l'ideologia woke, che poi ha varie, tra i linfa da vari studi teorici, da varie ideologie presenti nell'università, i critical race studies, postcolonial studies, cultural studies, studi di genere, gender studies, eccetera, sono stati ispirati tutti quanti da europei che sono andati in America, hanno fatto successo, hanno avuto un enorme successo in America, è come se avessero cercato nuova linfa vitale nel nuovo mondo, e poi, insomma, la rivoluzione torna a casa un po'. È così, se vogliamo, storicamente è così. Per esempio, nelle università americane, chi è in contatto con studiosi, oggi come oggi, fanno capire che hanno proprio paura di esprimersi perché qualsiasi cosa dicano che non sia all'interno di questa ortodossia woke, possono veramente metterli in difficoltà dal punto di vista pratico, cioè banalmente, brutalmente perdere il lavoro, perdere la cattedra. È successo moltissime volte, che sia utilizzata questa ideologia, questa forma di rivoluzione culturale, proprio alla cinese, quasi all'epoca della Assolutamente. rivoluzione culturale cinese, per fare piazza pulita, per sostituire anche dei professori che da un giorno all'altro gli hanno messo il cappello a cono di carta, come facevano appunto le guardie rosse nei primi anni 60, e non c'è proprio tanta differenza con quei tempi. Ma assolutamente nessuna, la prassi è quella. La mentalità è quella, probabilmente un po' più subdola, perché magari in Cina non si andava tanto per il sottile poi a un certo punto, ma se vogliamo, non so cosa sia peggio, detto tra noi, non c'è per niente libertà, ma lo si può dire tranquillamente. Non vengono finanziati nessun tipo di programma di ricerca, di studi, di corso universitario, niente che non sia attinente all'agenda woke. Due principali capisaldi devono essere sempre garantiti e mantenuti. Sono due dogmi, razzismo sistemico e tutta la serie di corollari e gli studi di genere, cioè magari che sono poi gli aspetti principali da cui deriva tutto. Quindi se qualsiasi cosa possa andare anche lontanamente in contrasto con questi due dogmi, viene esclusa, combattuta, e chi si permette di dissentire viene perseguito, ma in un modo che noi non immaginiamo, non immaginiamo. Io posso tranquillamente, senza problemi, definirmi una persona di ispirazione, insomma, un conservatore, se vogliamo, moderato, ma un conservatore. Bene, uno dei testi che tratta un po' il tema soprattutto della difficoltà di poter, anche di fare una domanda, di avanzare un dubbio, è scritto da giovani liberali, insomma, quelli che definiremo progressisti di sinistra, perché il tema oggi non è progressisti contro conservatori, parlando dell'America o della Gran Bretagna, ma è woke, attivisti woke, che siano professori o che siano studenti o che siano semplici YouTuber, per dirne una, contro tutti, quindi anche contro altri progressisti, soprattutto contro altri liberal, perché poi un po' un discorso settario, no? Cioè, se non fai parte della loro setta, anche se sei della loro parte, sei un nemico come tutti gli altri. È un clima veramente irrespirabile nelle università.
diciamo, non riesco a rendere l'idea della situazione. È veramente complicata. In America, comunque nel mondo anglosassone, questa penetrazione del woke nell'ambiente accademico è pervasiva e ormai impedisce appunto di fatto lo sviluppo della cultura, perché la scienza, la ricerca non possono essere vincolate da alcun limite ideologico. Devono riuscire a poter anche smentire la teoria precedente, quindi, oppure quella che è parallela e che non è più convincente. Quindi nel mondo anglosassone sono messi molto male e questo è un dato di fatto. Ma in Europa e soprattutto in Italia, a che punto siamo? Ah, ahimè, io non sono molto ottimista, lo dico fin da subito, non sono molto ottimista in generale per il mondo occidentale, in particolare anche per l'Italia, è solo questione di tempo. Siamo a metà strada, ma la prima metà ci è voluto un po' più di tempo affinché certe idee attecchiscono. Pensate un po' al Partito Democratico, se dovesse vincere Elly Schlein, lei è al 100% una attivista woke con totalmente sincronizzata, diciamo, a quelle che sono i tempi anglosassoni. Le università è già tardi ormai. È questione di tempo e arriveremo a vedere anche noi quel tipo di proteste, quel tipo di opposizione ideologica che non è quella che abbiamo sempre visto per esempio, recentemente c'è stata una contestazione a Daniele Capezzone, che è un liberale, un conservatore liberale, ma tutto si può dire tranne che un pericoloso estremista, è stato contestato, era cos'era, a ridosso del Ponte dell'Immacolata dai collettivi di sinistra. Quel tipo di proteste è ancora molto vicina a quelle a cui siamo abituati. Fra un po' sarà, ma fra un po' parlo di mesi, quello che succederà è che sarà il rettore, non prenderà proprio in considerazione di ospitare un qualsiasi tipo di... Ho fatto l'esempio di Capezzone, ma anche uno molto meno conservatore di Capezzone, che di per sé è un liberale moderatissimo, perché di base, come devo dire, come policy proprio della facoltà, non può parlare nessuno che non aderisca appieno a, insomma, la narrazione dominante woke, diciamo. Quindi noi siamo già proiettati verso quel tipo di realtà. E quello che vediamo oggi, no, è il passato, ma procediamo a passi lunghi e ben distesi, si diceva una volta. Del resto abbiamo avuto l'esempio dell'Università La Sapienza che ha impedito a un papa di parlare, quindi è stato abbastanza clamoroso. Sì, perché anche lì poi noi magari possiamo dire una cosa, siccome l'obiettivo e dell'ideology woke, diciamo, è quello di migliorare la società. Allora, se il Papa fa parte cioè il Papa è il capo della religione cattolica, la religione cattolica è europea, bianca, occidentale, allora è male e quindi non può parlare. Un ayatollah avrebbe parlato, non me ne voglia l'ayatollah, per carità, un altro capo religioso, cioè non è che tutte quelle religioni vanno trattate allo stesso modo. Se in questo momento è funzionale dare spazio a un esponente della religione induista, un alto, come devo dire, esponente di spicco internazionale, lo si dà. Se fra 10 anni non è più funzionale a migliorare la società per come la intendono loro, non lo si dà. Beh, chiaramente i cattolici hanno, insomma, non le ore contate se fosse per gli attivisti woke, insomma. Ecco, qui sfogliando il suo libro trovo ecco, la pratica del trigger warning, che è veramente una cosa ridicola. Questa cosa che io sto ascoltando una conferenza, mi alzo e dico: I'm triggered, I'm Un offended. offended, sì, come no. E quindi a quel punto, anche se l'offesa non esiste obiettivamente per nessun altro, ma solo per me, il discorso del relatore si interrompe perché io sono offesa e quindi non puoi più andare avanti. Qui siamo a livelli, direi, psichiatrici, se vogliamo. Ecco, c'è questa citazione: questo è uno spazio sicuro, qui puoi essere chi sei. Supporto ed aiuto sono qui disponibili. Allora, è chiaro che
Uno spazio sicuro, qui puoi essere chi sei. Sembra una frase rivolta non a persone adulte con una personalità formata, ma a delle neanche dei bambini. Quindi è Sì. un'ideologia che forse vuole formare degli esseri deboli e di vetro, no? Fragili, che per carità devono essere messi nella vetrinetta come delle statuine preziose che per carità che si possono rompere. Ma questo non è un'ideologia che possa creare degli individui sani, forti e capaci di resistere alle avversità. Questi se la fanno sotto letteralmente al primo bau. Sì, assolutamente così, ma c'è da dire che però tutto ciò trova ampia legittimazione da un punto di vista, tra virgolette, scientifico e accademico, universitario, perché ritenersi offeso per qualcosa che è stato detto durante una conferenza, le cosiddette microaggressioni, microinsulti a seconda dei casi, microassalti, cioè sono poi ciascun teorico e professore, diciamo, soprattutto in area umanistica, queste cose nel mondo anglosassone, sono mille teorie e tutte trovano ampio spazio e legittimazione, diciamo, accademica. Vuol dire che io magari faccio parte di una determinata comunità, questa comunità che è una minoranza, in quanto minoranza è portatrice di contenuti, di verità, so che sembra che io stia vaneggiando, ma insomma è così. Quindi, siccome faccio parte di una minoranza, che di per sé, ripeto, è portatrice di verità, anzi è l'unico luogo all'interno del quale possono emergere contenuti veri, validi, chi non fa parte di questa minoranza si deve adeguare a me. Faccio una piccola parentesi. Dire che questa cosa non è vera o è sbagliata o avanzare un'opinione pubblicamente si viene estromessi immediatamente, perché vuol dire che sei tu che fai parte della maggioranza e non riesci a capire la sofferenza del gruppo di minoranza in quel momento, quindi stai continuando a perpetuare quel dominio della maggioranza sulla minoranza, sei un fascista in automatico, sei un razzista, sei uno xenofobo, quindi devi essere estromesso per ricollegarci a quello che abbiamo detto prima. Sul discorso dell'essere sani, le avrebbero, mi perdoni, già accusata di essere una donna bianca, serva e schiava del patriarcato, perché chi decide cosa è sano e cosa è malato. Lo stesso confine fra sano e malato è un'imposizione del patriarcato maschilista, occidentale e eterosessuale che tutto domina per poter continuare a perpetuare il proprio dominio sulle minoranze. Quindi, in questo caso, una persona che non è sana, anche se palesemente non sana, che sia nel fisico, nella mente, non vuol dire nulla. Il fatto stesso che stare definita malata vuol dire, ecco, quello è un esempio chiaro, una prova lampante del meccanismo di dominio occidentale, bianco, patriarcale, eccetera, 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 in azione, quindi va contrastato e quindi I'm offended, quindi la conferenza deve essere stoppata, il Interrompo. professore cacciato e fino al ministro dell'istruzione, cioè non è una cosa così che si risolve poi facilmente, ecco. Ecco, qui vedo che è citato anche, prima ho parlato di fragilità, questo termine che io Sì. personalmente odio perché non siamo di vetro, quindi non siamo fragili, ci spezziamo molto difficilmente, nonostante le apparenze, cita appunto un vero e proprio bestseller che si intitola Fragilità bianca di Robin DiAngelo. Ecco, quindi pubblicano questi titoli. Cosa vuol dire fragilità bianca? Vuol dire che intrinsecamente all'essere bianchi, che poi è già definire qualcuno bianco è sempre una forma di razzismo al contrario, però il razzismo al contrario non esiste, sembra non No, 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 è esiste. chiaro. No, ma e poi magari te lo diciamo pure, Già definire una persona fragile vuol dire connotarla di un tratto congenito. Ad esempio, il femminismo intersezionale, sì, che è quello che fa tutte queste categorizzazioni. Allora, io posso essere appartenente a tutte le minoranze, però se sono bianca annulla tutte le altre qualità. E te lo dico in faccia, dico, te non puoi dire di essere oppressa perché sei bianca. Quindi
Quindi io posso avere tutte le ragioni di essere oppressa, un marito che dimena, di tutto, però se sono bianca non mi posso lamentare. Questa è veramente una forma di razzismo al contrario, bisogna dirlo, perché sennò sembra veramente di seguire dei deliri che non andrebbero seguiti. Sì, ma infatti, cioè, ripeto, quando la prima domanda che mi ha fatto è perché ha scritto questo libro, per provare a dare una mano a chi poi si sente messo in un angolo da questo tipo di realtà. Però, secondo me, qui dovremmo, si potrebbe anche entrare un po' più nello specifico di alcune teorie, di alcune teorizzazioni, perché credo che possano essere interessanti. In sostanza, uno dei cardini di tutto il mondo woke, dell'ideologia woke, che parte soprattutto in area postmodernista, Foucault, Lyotard, Deleuze, insomma, quel mondo là, ma anche il transfemminismo, Monique Wittig, soprattutto Judith Butler, dicono che l'essere umano, materialismo, no? Se vogliamo, una visione materialista dell'essere umano, perché guai ad avere una parte spirituale, ma mai sia, cioè, stiamo scherzando. Comunque, nel materialismo, su quest'ottica puramente materialista, l'essere umano è materia pura, senza senso alcuno, senza significato, un insieme di materia che per un motivo X vive e parla, che non porta con sé alcun significato. Quindi la differenza fra un cane, un uomo, una donna e una pietra tecnicamente non c'è. È tutta una costruzione culturale. Quindi, che uno sia donna o sia uomo è una costruzione culturale, abbiamo detto, che uno sia sano o malato è una costruzione culturale. Se noi guardiamo questo, da qui poi partono una serie di argomentazioni, ma poi effettivamente entra in contrasto col fatto, ma come, perché i bianchi poi sono razzisti? Cioè, perché uno basta, perché lo dicono apertamente, D'Angelo, Barbara Applebaum e tantissimi, Peggy McIntosh, ma tantissimi altri, io sto citando solo le principali studiose, perché? Perché siccome tutta la società, e anche qui scuola di Francoforte, francesi, è permeata dalla logica di dominante e dominato, i dominanti sono storicamente stati sempre i bianchi, sempre. Ma, cioè, io faccio sempre l'esempio dell'impero ottomano, per dirne una, perché non mi sembra, magari un'altra dominazione asiatica, no? I grandi imperi quelli non contano, vagli a capire. Apro e chiudo una piccola parentesi, in questo sono molto americani, perché così come si sentono protagonisti del mondo e dell'universo, nel bene, anche nel male, qualsiasi cosa la guardano solo dal loro punto di vista. Dicevamo, per quale motivo poi i bianchi sono gli unici ad avere una caratteristica invece che non è materiale, ma sembra quasi immateriale, perché un bambino bianco in Polonia e una ragazza bianca in Brasile sono razzisti allo stesso modo. Non fa niente se uno è povero, se uno è ricco, se uno è maschio biologicamente o femmina, eccetera. Beh, perché i bianchi sono sempre stati dominanti, quindi se sei cresciuto da bianco non hai mai potuto capire che cosa significa essere nero o essere non bianco, perché anche essere nero è limitante, e anche se ti sforzi a provare a capirlo, non lo capirai mai, perché sei bianco e sei razzista, e basta. E se tu provi, questa è una delle cose, non lo so, non so nemmeno come descriverla, se tu provi a dire, ma io non sono razzista, io, perché mi devi dire una cosa del genere? Ma ecco, dimostri, stai dando una prova nella negazione. La negazione è prova del tuo essere razzista, come sul rogo, come con l'Inquisizione spagnola, uguale. L'estensione, diciamo, no, poi i comportamenti reiterati che portano il bianco a negare l'essere razzista, a fare esempi del fatto, guarda, ma io sono cresciuto con quell'idolo sportivo che era di colore, il mio più grande amico è nero, la mia fidanzata è nera. Sto continuando a negare il mio essere razzista perché sono fragile, la fragilità bianca poi di fronte alla realtà. Quindi non solo siamo razzisti, ma siamo anche intrinsecamente fragili. È folle, non lo so. Nelle università americane questa è scienza. Le voci delle enciclopedie britanniche riportano questo. Credo che abbiano già anteposto il femminile al maschile, e va bene, non c'è nessun problema, ma credo anche la definizione di donna, no? Recentemente hanno cambiato, ma presto anche l'Italia, eh? Non è ancora la Treccani, ma ci arriveremo presto, insomma. Ecco, ho spiegato un po' la fragilità. È la prova dell'essere razzisti. Folle, me ne rendo conto, ma insomma. Sì, effettivamente è come
ripeto, paradossale che questa accusa venga fatta all'unica parte del mondo che ha veramente codificato il superamento di certe pratiche del passato, la pena di morte che in tanti paesi dove una volta c'era è stata tolta, magari ha scritto nella sua Costituzione non è previsto, è vietato lo schiavismo. Ed è l'unica parte del mondo che ha fatto questa autocritica, come si sarebbe detto una volta. Siamo passati da una critica, secondo me, culturale a una critica che non ha nessuna possibilità di essere cancellata, perché è un'impronta genetica, Sì, è sì, sì. Solo una tara genetica, è come per i l'Ombroso che. bianchi, solo per i Sì, bianchi, certo. è come Sì. l'Ombroso che diceva che il delinquente nasceva così perché la sua razza lo faceva nascere delinquente. Ma queste cose qui si pensava che fossero superate, invece vengono recuperate e attribuite molto pericolosamente. Secondo me non si sta capendo la pericolosità di questi ragionamenti. Perché questi ragionamenti conducono inevitabilmente a delle conseguenze che nella storia abbiamo visto ripetersi molte volte. Sì, infatti io dicevo, io non sono ottimista, non sono ottimista e poi lo scopo, diciamo, di questo libro, o comunque una delle conclusioni a cui il libro vuole giungere è proprio questa, cioè non bisogna farsi ingannare da quello, ripeto, che sembra così illogico, così senza senso e così fuori dal mondo, tanto non troverà mai applicazione, non avrà mai delle conseguenze reali. Ma io vorrei capire, 10 anni fa, chi avrebbe pensato che, non si può dire donna, ma persone che hanno le mestruazioni? Le persone che hanno il ciclo. 10 anni fa, chi? Le persone che sono incinte, chi avrebbe mai pensato che saremmo arrivati a un mondo in cui non, insomma, non si può più dire una donna e un uomo, basta. Le persone che sono in gravidanza, non le donne, cioè soltanto le donne vanno in gravidanza. No, perché ci può essere un transgender M2F, il maschio che vuole diventare femmina. Si sente donna, quindi lui è donna a tutti gli effetti perché basta sentirsi tale che lo si diventa. Quindi è una donna, non fa niente che lui non potrà mai partorire. Bisogna specificare persone che partoriscono e non donne. Vale anche il contrario, perché può essere un transgender F2M, cioè donna ma femmina biologicamente, che sta diventando maschio, che vuole diventare maschio, si identifica come un uomo, che magari in grembo porta un bambino perché può farlo, no? Diciamo dal punto di vista biologico, proprio pratico, può farlo, ma non è una donna, è un uomo. E quindi persone. Ma 10 anni fa chi avrebbe mai immaginato una cosa del genere? Nessuno. E quindi non c'è da prenderla sotto gamba. L'obiettivo loro, lo dicono apertamente, è la distruzione del mondo. Citato letteralmente di un'attivista italiana, peraltro, che è un'accademica in Francia, a Parigi, insomma. Studiosi di primo livello, non stiamo parlando di persone che non hanno visibilità o che non hanno voce in capitolo. Alcuni di loro, in ambito postumano, non so, potremmo anche fare un riferimento a questo, il femminismo postumano, so che è un tema che potrebbe interessare, ricevuti dal Presidente della Repubblica in Italia, con tante di medaglie. Ora, l'obiettivo è la distruzione del mondo occidentale così come lo conosciamo, in quanto il mondo occidentale sarebbe costruito secondo una matrice di potere eterosessuale, patriarcale, sessista, maschilista, e quindi deve essere completamente distrutto. Punto. Non è che sia nascosto, insegnato nell'università. Per sostituirlo con che cosa? Ah, niente, perché questo è un altro aspetto molto particolare, ci ricolleghiamo alle origini, no? In America vengono conosciuti perché woke è un termine, woke vuol dire sveglio, risvegliato. Con il bianco che ha vissuto con i paraocchi, poi un giorno entra in contatto con questo tipo di realtà e apre gli occhi e si risveglia. Quindi io sono un risvegliato e vado in giro a portare la parola giusta, diciamo, la verità. Ecco, woke è un termine un po', se vogliamo, anche dispregiativo per certi versi con cui vengono identificati, ma tant'è, vengono identificati così oggi. Da un punto di vista, diciamo, un po' più professionale, un po' più professionalizzante anche, quando lo studioso parla di se stesso, della sua area, si definiscono i theorists, cioè i teorici.
appartenenti alla teoria critica, che affonda le origini nella teoria critica della scuola di Francoforte. Quindi, qual è, diciamo, uno dei tratti distintivi della scuola di Francoforte? La dialettica, tesi e antitesi, basta, non c'è la sintesi. Cioè bisogna fermarsi all'elemento negativo del fare dialettico, quindi c'è la realtà va negata, basta. Quindi c'è un dato di fatto, va decostruito, va distrutto e basta, senza che ci sia una continuazione. In questo però la scuola di Francoforte si limitava a discuterne, a parlarne, non pensavano poi di andare a mettere in pratica le loro teorizzazioni, la loro prassi, cioè trasformare la teoria in prassi. Invece gli attivisti della nuova, i nuovi theorist, gli attivisti woke, hanno come una dimensione di attivismo appunto politico e nella società civile fortissima, cioè loro vogliono veramente cambiare la società e vogliono distruggere, che l'obiettivo non è sostituirla con, sì probabilmente arriverà un uomo nuovo, probabilmente ci sarà una società nuova, ma non è importante che cosa, l'importante è che questo che c'è non vada più avanti, cioè il miglioramento della società questa volta passa attraverso la sua disgregazione, la sua distruzione, ecco. Ai noi, quella bianca occidentale, europea, eccetera, cioè non fa niente, cioè, noi, basta, perché, e concludo, questo è molto importante, è un po' come avviene col femminismo, cioè come se si volesse riequilibrare, un po' nel femminismo cosa accade, bisogna che gli uomini maschi cedano potere, a prescindere, spazio, a prescindere, alle donne, alle basta. Così deve accadere con la società di origine europea, tutto ciò che è bianco è di origine europea. Deve cedere potere e spazio a chi? A chiunque. L'importante è che lo cedano loro. Senza, ha senso questa cosa? No, lo so, però è quello la sfida che abbiamo di fronte. Che poi se io sostituisco una persona con un'altra, che ha come caratteristica solo il non appartenere allo stesso gruppo etnico della prima persona, ma non ha le capacità, perché magari si occupa di tutt'altra cosa, però la metto lì perché deve sostituire, deve rappresentare questo cambiamento. Alla fine questa persona non riesce a gestire la situazione che gli è stata data in mano. Qualcuno potrà pensare, ecco, vedi, non sono adatti a fare le stesse cose che facciamo noi. Quindi è un modo molto subdolo per dire che il primo non era in grado di governare perché faceva parte di questa società patriarcale, eccetera. Il secondo non è stato in grado di governare, quindi alla fine nessuno è in grado di governare. Ci deve essere un qualcuno dall'alto che ti dice cosa devi fare. Allora, esattamente, ce l'abbiamo detto all'inizio, e tutto ciò è funzionale al mantenimento del potere, al proseguimento del potere reale, è vero, ma... Dietro questo, prima, cioè, questo è la, se vogliamo, è ciò che è un po' velato, un po' mascherato, ma se possiamo pure vederlo dopo, la stessa scuola di Francoforte, gli stessi studiosi postmodernisti poi ci vengono in soccorso su questo, ma lo stesso Gramsci anche ci viene in soccorso. Però per rispondere, giusto per aggiungere qualcosa a quello che ha detto, nell'esempio, restando nell'esempio, dire che la persona che ha sostituito, in un esempio appunto una donna che ha sostituito l'uomo, o un transgender che ha sostituito una donna, perché no? Dire che sta governando male perché si continua a guardare l'azione di governo del transgender con gli occhi del patriarcato, della società bianca occidentale, che è la causa per la quale la transgender non è arrivata lì. Quindi comunque la si guardi, è colpa sempre, ma lo so che sembro anche stupido nel dirlo, ma non bisogna farsi ingannare dalla logica, non bisogna usare la logica a cui siamo abituati, non bisogna, perché la realtà non conta, siccome la realtà non esiste, un altro piccolo particolare, non l'abbiamo detto, abbiamo detto che non esiste, l'essere umano non ha senso, l'essere umano non ha significato, l'essere umano è un ammasso di materia, nemmeno la realtà esiste, la realtà è quella che viene raccontata all'interno del linguaggio, è una pura costruzione del linguaggio. Che cos'è il linguaggio? Probabilmente gli spettatori l'avranno intuito, è anch'esso un meccanismo di riproduzione della logica di potere, del dominio, del dominante dominato, e di conseguenza anche il linguaggio è uno strumento del potere,
ma la realtà di per sé non esiste. Quindi chi l'ha detto che non, la scelta del transgender lo può dire soltanto un bianco razzista o una donna che è ancora vittima del meccanismo del patriarcato eterosessista occidentale? È brutto, lo so, ma... Su quali debolezze acquisite o intrinseche ha potuto instaurarsi questa dittatura culturale rivoluzionaria? Perché non c'è stato da un certo punto in avanti nessuno che abbia detto: ma cosa state dicendo? Nessuno è stato capace di opporre la forza della realtà contro la sua negazione. Quindi qui c'è anche da fare un'autocritica di una società che non è stata capace di difendersi da queste assurdità che pretendono di essere la nuova verità. Qui c'è Sì. una debolezza, ecco, bisognerebbe capire come siamo arrivati a questo punto, su quali punti deboli si è cercati di entrare, da quale punto debole. Allora, un'ottima domanda, un'ottima domanda a cui non ho una risposta, sicura, non mi sento di riuscire a dare una risposta certa. Sicuramente uno spunto fantastico per un libro intero, ve lo dico subito perché effettivamente non ci avevo mai pensato. Allora, sicuramente la società del benessere e dell'edonismo e dell'egoismo, certi meccanismi possono attecchire più facilmente. Non dimentichiamo che sono tutti di ispirazione marxista. Il marxismo, se vogliamo, dopo il 68, il marxismo culturale è un'altra forma di marxismo culturale, uno stadio più puro e più duro del marxismo culturale. Quindi, laddove si sono innestate certe ideologie all'interno della società e delle istituzioni, hanno trovato lo stesso spazio, insomma, del marxismo culturale, perché sono tutti di ispirazione marxista. In più, secondo me, non è una debolezza, è un'astuzia. Io guardo un po' più la parte dei teoristi e degli attivisti woke. Un'astuzia è stata quella, uguale a quella utilizzata negli anni nel 68 dai postmodernisti della scuola di Francoforte, cioè quella di tralasciare l'aspetto economico. Quindi marxisti che hanno abbandonato veramente la lotta di classe, l'attacco alla proprietà privata e voler diventare proprietari dei mezzi di produzione, quindi non hanno messo in discussione la parte economica del potere e hanno trovato spazio. Dall'altro lato penso l'egoismo e l'edonismo imperante nella società occidentale, che se vogliamo ha perso se stessa tanti anni fa e non riesce più a ritrovarsi, ecco. Credo che sia questo la principale debolezza, ecco. La perdita totale di identità, quando non hai un'identità, che sia individuale, che sia collettiva, poi chiunque viene ti racconta una storia e se sei ingenuo ci credi, o se ci vuoi credere ci credi, così. Quindi anche forse una eccessiva fiducia nella democrazia come valore che una volta raggiunto non può essere perduto? Ci Ah, siamo anche. un po' cullati in questa idea che noi, essendo un paese democratico, una società democratica, avevamo raggiunto un obiettivo e quindi non potevamo più regredire a uno stato, non potevamo perdere quello che avevamo raggiunto, avevamo conquistato, mentre invece non era così. Ma no, assolutamente no, ma anche dal lato sempre dell'ispiratore di questo movimento, la scuola di Francoforte, torno sempre lì perché è importante, per loro la democrazia, i sistemi democratico-capitalistici liberali occidentali erano una prosecuzione, un'altra forma delle dittature naziste e fasciste, quindi in realtà la stessa società liberale capitalista democratica in realtà non è mai stata liberale, non è mai stata democratica, non è mai stata capitalista. E gli attivisti woke e theorist di oggi la pensano allo stesso modo. La social justice, la cosiddetta social justice, no? La giustizia sociale che deve essere perseguita, può anche entrare apertamente in contrasto con i meccanismi della democrazia. Perché? Perché in realtà la democrazia non è democrazia, ma è la prosecuzione dei sistemi totalitari con altri mezzi. Sì, volendo fare una piccola... Questo è. Quindi sì, noi puri di cuore, come noi, potrebbero dire, caspita, sono comportamenti o tendenze totalmente antidemocratiche che mettono in discussione il nostro stesso ordinamento.
gli illuminati, gli svegliati woke, no, siamo, ma non si parla nemmeno più politicamente corretto, giusto? Quindi c'è tutta una parte anche nel libro, ma poi su questo canale la vedete trattare tantissimo, sull'uso delle parole come per riequilibrare i meccanismi di dominio, per descrivere la nuova realtà, no? Mica si parla più di governo, si parla di governance, quindi sono tutti concetti allargati, no? Perché il governo presuppone delle elezioni, come lo immaginiamo adesso, la governance è una cosa un po' più fumosa, con dei contorni più meno netti, perché i contorni devono essere i confini, che siano semantici, territoriali, sul corpo umano, devono essere fra esseri umani, devono essere sfocati lentamente e poi annullati. Ma ne direi un'altra, abbiamo detto malato o sano, potremmo dire adulto o bambino, stessa roba. Cioè, chi decide chi è adulto, chi decide che è bambino, chi decide che quella relazione è fra adulto e bambino, si aprono dei mondi terrificanti, perché, ma pensate a c'è un filone che si chiamano Disability Studies, che trova legittimazione in ambito accademico in America, dire magari a una persona nata con una forte disabilità, quella persona ha bisogno di cure, anche che la società si deve far carico delle cure, si viene tacciati di abilismo, che è una forma di discriminazione, in quanto io, una persona che si ritiene abile, ritenendosi abile, decide che l'altro non è abile e che va curato. Anche se una persona magari ha una menomazione nel fisico dovuta a una malattia genetica molto forte, beh, deve essere negata, perché altrimenti si ha un comportamento da abilista. Cos'è umano e cos'è animale? Ma cos'è umano e cosa non lo è? Cos'è umano e cos'è macchina? Qualsiasi categoria deve essere distrutta e cancellata, e insomma, poi si vede. L'ultima domanda che le voglio fare è relativa a come questa rivoluzione utilizza il messaggio, la comunicazione attraverso delle parole chiave, anche una manipolazione del linguaggio, per cui certe parole non possono più essere pronunciate, si crea proprio la confusione, entra anche nella semantica, quindi anche nel modo di nominare le cose non sono più nominate come erano nominate fino a poco tempo fa. Il nominare le cose è un dono divino che è stato dato all'uomo, di dare il nome alle cose. Ecco, nella comunicazione, quindi attraverso i mezzi di comunicazione, questa rivoluzione come agisce? Appunto attraverso solo queste parole chiave, questi concetti, o anche in maniera molto più pervasiva? Insomma, abbiamo parlato tante volte del blackwashing, abbiamo parlato dello stravolgimento della storia. È un movimento che non è assolutamente limitato agli ambienti accademici, ma pervade anche la comunicazione. Quindi le persone sono tenute anche a modificare la propria visione del mondo, secondo me. Assolutamente. Ha detto una cosa correttissima, che può essere anche analizzata rapidamente. Quando si parla di parole chiave, questo è un po' per deformazione professionale, io tendo, insomma, a vederle queste cose, ma magari chi si occupa un po' di comunicazione potrà darmi ragione, magari criticarmi, io lo so, ma penso che sarà d'accordo. La parola chiave sintetica è più per in ambito istituzionale, cioè genitore 1, anziché di mamma, di madre, serve a scuola, serve sul documento, serve, ripeto, a livello istituzionale, perché sintetizza ed è assimilabile. Facciamo un esempio sempre di genitore 1. Io dico mia madre, allora vuol dire che è un genitore femmina che mi ha partorito, che mi ha allattato, che vanta dei diritti di maternità su di me, che ha una definizione giuridica particolare, un trattamento da un punto di vista lavorativo, eccetera, eccetera, una serie di cose, di significati collegati alla parola mia mamma. Ma se io dico genitore 1, posso dire che sono due, magari, che ce n'è più di uno, perché genitore 1, però ci può essere un 2, un 3, un 4, invece mamma inevitabilmente mi riconduce all'altro termine papà. Se io sono nato, io ho 37 anni, sono nato in un mondo in cui c'era mamma e papà. Se io invece sono nato 3 anni fa, 4 anni fa, e vengo esposto a livello istituzionale a genitore 1,
genitore, non so se maschio, non so se femmina, non so che tipo di rapporto, che cosa c'è da un punto di vista biologico, da un punto di vista giuridico, non so quanti ce ne possono essere, perché oggi, ripeto, 10 anni fa, ci faceva ridere pensare che avremmo definito le donne, cioè che non si può dire donne, ma persone col ciclo. Quindi genitore 1, 2, 3, 4 serve a quello. Invece, come insegna i maestri della comunicazione, a ciascun canale, a ciascun pubblico il proprio messaggio, beh, se devo fare, all'interno di questa lotta, di questa, come devo dire, per perseguire questo obiettivo grande, se devo fare una fiction, se devo fare una serie TV, se devo fare un film, devo, beh, devo utilizzare il fioretto e non la spada. E allora sì, tranquillamente gli elfi neri, ma perché? Perché ripeto, le categorie non devono esistere, qualsiasi cosa sia stabile deve essere distrutta. Non fa niente che la guardi una persona sola, cioè se Pinocchio con la fatina nera, con la pettinata come me, andiamo dallo stesso parrucchiere, io la fatina di Pinocchio non lo sapevo. Praticamente, se lo vedono in due persone, hanno speso 150 milioni di dollari, non fa niente. Cioè, non è un problema che vadano in perdita, non è importante, perché l'obiettivo è più grande, cioè la società deve migliorare. E quindi, da un lato, la parola chiave è eco, green, bio, dall'altro, l'ennesima serie di TV in cui l'uomo ha distrutto la natura, ha ucciso il pianeta, e quindi si deve pentire piano piano. Greenwashing, in questo caso, non è blackwashing, ma è attinente, credo, insomma. Però ultimamente si comincia a dire anche, proprio riferendosi ai flop, che alcune di queste serie, magari all'inizio pompate molto e che sembravano dover fare un gran successo, si sono rivelati dei flop. E quindi adesso si dice go woke, go broke. Cioè, se segui il woke, perdi, vai in perdita, insomma, perdi dei soldi. Questo è solo una battuta, oppure comincia a esserci un po' di reazione nel senso di, appunto, banalmente boicottare, nel senso di non guardare delle serie televisive, dei film, eccetera, che palesemente stravolgono la realtà. Questa è una reazione un po' immunitaria nei confronti del woke. Allora, le teorie, gli studiosi, numerosi studi, esperimenti sull'effetto poi delle comunicazioni di massa sul pubblico non sono mai riusciti a dare una risposta, però è vero che c'è una sorta di resistenza da parte del pubblico. Quindi non è detto che se a determinati contenuti mediatici poi ci sia una risposta automatica, cioè io ti dico che da domani gli elfi sono neri e domani tu veramente ti sei convinto che gli elfi sono neri. L'essere umano per fortuna non funziona così, quindi gli effetti dei media non sono poi esattamente identici all'intenzione di chi poi produce quel contenuto mediatico e lo veicola, questo è chiaro, ma è chiaro per me che sono stato esposto in precedenza a un altro tipo di contenuto. È molto più difficile. C'è un bambino che cresce in una delle. Ma pensate all'idea che abbiamo, lo parlo io personalmente, no? Prima che il fenomeno Barbero si diffondesse su YouTube, no? E lo venisse a conoscenza io, che insomma non lo conoscevo tramite Rai 1, ero convinto in un certo senso che il Medioevo era quella roba lì di Robin Hood con la cintura di castità, la strega con l'occhio, le superstizioni. In realtà poi, nonostante io avessi poi fatto gli studi al liceo in cui non, sapevamo che non era così, perché il Medioevo veniva fuori, cioè, tantissime scoperte, innovazioni di cultura, di pensiero, anche tecnologiche, però in realtà Kevin Costner valeva molto di più di un Dante Alighieri per un giovane ragazzo come loro io all'epoca. Beh, vale lo stesso anche per le nuove generazioni. Il problema è la pervasività dei mezzi di comunicazione di oggi. Non è quella. Io avevo la televisione con 6-7 canali, 8 forse. Non c'erano i social media, non c'era la dimensione ubiqua dei sistemi di comunicazione di massa, non c'erano i social network, non c'erano gli smartphone. Oggi la battaglia è impari. Veramente impari. Gli studi e le ricerche che ci sono e che sono pubblicate sugli effetti dei media non sono di oggi, non ci sono ancora, non possiamo vedere gli effetti. Ecco perché dico, sì, oggi go woke, go broke, ma oggi,
Poi fra 10 anni i nostri figli, i nostri nipoti, chi lo sa? Non lo so, io non sono ottimista, mi accusano spesso insomma di questo, però io non sono un grande ottimista. Di certo non possiamo tirarci indietro nel confronto almeno, no? Cioè, per esempio, io non avrei scritto il libro, non ci sarebbero queste trasmissioni, non ci sarebbero tanti altri bagliori di luce in questo buio, ecco, in cui camminiamo. Certo, lasciamoci con questo auspicio che una forma di resistenza, soprattutto al volerci impedire di vedere l'erba verde, come in Ah, sì. realtà ci sia. Ecco, io sono invece un po' più ottimista che ci sono delle cose che sono talmente intrinseche in noi che ci permettono di decodificare la realtà, perché se non ci fossero dei limiti, delle regole nella decodificazione della realtà, saremmo tutti in preda alla follia, alle visioni e alle allucinazioni. Quindi un certo codice che ci permette di identificare in quella cosa verde che è per terra nei prati erba e non qualsiasi altra cosa, quello che è in cielo che risplende il sole, ecco, queste cose forse ci aiuteranno a ritrovare una semplice regola nella decodificazione della realtà, al di là di tutti i woke. Sì, insomma, io voglio sperare, una delle cose che mi piace di più delle puntate di questo, insomma, delle puntate del canale dell'Orizzonte degli Eventi è che effettivamente c'è sempre questa lettura che magari anch'io poi sono convinto che dovrà essere così alla fine, insomma, perché anche se poi magari quando sono solo faccio fatica a essere ottimista, però poi, insomma, dovrà essere così in sostanza. Non ce la faranno. Non prevalebunt, no? Si diceva una volta. Bene, grazie tantissimo per questo incontro, Francesco Grazie a Erario. lei. Vedere nuovamente dove lo faccio vedere qua il libro che ha scritto, Woke, La nascita di una nuova ideologia, editore Idrovolante. E leggete questo libro perché è molto documentato, pieno di spunti, anche se uno vuole poi approfondire ulteriormente questo tema, che ecco, il fatto stesso che io mi sia occupata almeno di 3 o 4 libri che hanno trattato questo argomento è un buon segno, perché vuol dire che c'è questa reazione di cercare di capire come mai ci sia questo dominio imposto, poi imposto dall'alto, perché non è una cosa spontanea, Assolutamente, venuta assolutamente. dal basso, Funzionale al assolutamente potere, funzionale al potere. funzionale al potere, e quindi è giusto che abbia presentato anche questo nuovo libro che parla dell'argomento. Quindi grazie a Francesco Grazie Erario. a lei, grazie agli ascoltatori, grazie mille davvero. Chi capita sull'orizzonte degli eventi, come succede normalmente, viene catturato e non può più uscirne. Quindi invito a tornare Francesco per altri interventi, se vorrà. Volentieri. E intanto vi saluto, ti do la buona serata, buonanotte Buonasera a voi, buonasera da Barbara. E se non ci vediamo, buongiorno e buon pomeriggio. Bene, grazie a Francesco Erario, arrivederci a tutti.